Bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo in compagnia nuovamente di Amedeo Anelli e per la prima volta di Guido Conti. Buonasera signori, come state? Benissimo, grazie. Bene, grazie. Amedeo, dopo essere stato a Poetando più o meno un anno fa, forse qualcosa in più, e aver chiuso la tua puntata con un'anticipazione, oggi tu che sei professore, scrittore, critico d'arte, letterario e traduttore, ci mostri il tuo bellissimo libro, arricchito dalle illustrazioni di Conti, dal titolo Quartetti, Libreria Ticinum Editore 2020. Ti ricordi, Amedeo, che avevi chiuso dicendo che avresti scritto una poesia dedicata ai tre Guido? Mi ricordo, e infatti la poesia c'è, è il dodicesimo quartetto, una favola, perché in questo libro c'è una mescolanza di genere nei vari quartetti, quindi c'è il saggio, la favola, c'è di tutto, perché è un libro conviviale. Noi padani amiamo particolarmente i fiumi. In particolare, anzi direi il grande fiume, magico e silenzioso, quasi divino. Nel grande fiume Po, giunti 2020, ci porti Guido di nuovo a spasso, tappa dopo tappa, in compagnia di personaggi più o meno noti. Che esperienza è stata questa tua? È stata un'esperienza molto complessa, nel senso che è un viaggio dalle fonti al delta del fiume, che però è anche un viaggio letterario, perché parlo di quasi 30 scrittori che raccontano il fiume e il rapporto col fiume. Parto da Torino con addirittura soldati che salvano un ragazzo in Poccia, una lapide grande così, che salva appunto a memoria di questo fatto. Al Po violentissimo e crudele di Pavese,